Hai intenzione di cominciare la tua attività da media buyer, ma non sai se serve la partita IVA oppure no? Ti dico tutto tra poco. Ciao, sono Riccardo Lievi, sono un dottore commercialista, uno dei titolari dello studio Lievi che ogni giorno aiuta dal punto di vista contabile e fiscale chi fa il media buyer. Oggi volevo appunto farti capire se per l'attività di media buyer serva o meno la partita IVA. Quindi cerchiamo innanzitutto di andare a inquadrare questa figura professionale. Il media buyer è un soggetto che svolge in modo professionale, in modo autonomo, l'organizzazione di campagne pubblicitarie tendenzialmente online per conto di aziende. Quindi cominciamo col dire che è un'attività che si inquadra come attività da lavoro autonomo, escludendo casi abbastanza rari in cui viene assunto come media buyer dalle aziende, ma diciamo che si inquadra come lavoratore autonomo che appunto in modo professionale svolge questa attività di campagne marketing per conto di un'azienda o di più aziende. Dal punto di vista teorico, il lavoro autonomo, quindi l'attività di media buyer, può essere svolta anche in modo occasionale. Cosa vuol dire svolta in modo occasionale? Vuol dire che non viene svolta in modo continuativo, viene svolta sporadicamente, in modo non professionale, in modo non organizzato. Quindi, appunto, in teoria sarebbe possibile svolgere questa attività in modo occasionale e quindi senza partita IVA. Bisogna però capire all'atto pratico se effettivamente è possibile. Tieni presente che in studio abbiamo tantissimi clienti che svolgono questa attività da media buyer, ma nessuno svolge questa attività in modo occasionale, in modo non professionale, per il semplice fatto che è un lavoro molto delicato. Vengono delegati dei budget molto importanti da parte delle aziende per fare queste campagne marketing. Quindi è praticamente impossibile svolgere questa attività in modo non professionale. Tieni anche poi presente che svolgerla in modo occasionale vuol dire l'impossibilità anche di promuoversi, quindi tecnicamente è un soggetto che non può neanche pubblicizzare la propria attività, non può neanche proporsi sul mercato, appunto perché non è la sua attività ma la sta svolgendo solo sporadicamente. Quindi in realtà è praticamente impossibile svolgerla in modo occasionale, perché chi la svolge in modo occasionale è un soggetto che non avrebbe neanche le competenze per svolgerla. Quindi è un'attività che richiede veramente molta formazione, competenze e anche esperienza. Quindi è un'attività che necessariamente viene svolta in modo continuativo, in modo professionale, perché altrimenti non ci sarebbe nessuna azienda che delegherebbe appunto un budget abbastanza importante molto spesso a un soggetto che svolge attività da media buyer in modo occasionale e quindi che non la svolge in modo professionale. Tieni poi anche presente che il concetto dei 5.000 euro annui non c'entra niente con l'attività se svolta in modo occasionale oppure no. È un concetto legato ai contributi, nel senso che un soggetto che svolge l'attività in modo occasionale, che svolge l'attività di lavoro autonomo occasionale e la svolge nell'arco di un anno con degli introiti inferiori a 5.000 euro, allora non verserà i contributi. Ma non è vero che chi ha introiti inferiori a 5.000 euro allora necessariamente sta svolgendo l'attività in modo occasionale, perché stiamo parlando di qualcosa di diverso. Nel momento in cui svolgi la tua attività in modo professionale, continuativo e organizzato, indipendentemente dagli introiti che ricevi, soprattutto all'inizio, è un'attività che viene svolta appunto in modo professionale, quindi un'attività per cui serve la partita IVA, indipendentemente che gli introiti appunto siano superiori o inferiori a 5.000 euro, perché questo è un limite legato al versamento dei contributi. Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, se serve o meno la partita IVA per svolgere l'attività di media buyer, la risposta è sì. Sì, perché l'attività di media buyer è un'attività molto seria, molto delicata, perché le aziende ti affidano un budget molto spesso anche rilevante e pertanto necessariamente questa è un'attività che deve essere svolta in modo professionale e in modo continuativo. E quindi un'attività che viene svolta in modo professionale, in modo continuativo,
alla necessità dell'apertura di una partita IVA. Bene, spero che questo video ti sia stato utile per la tua attività da media buyer. In ogni caso, se hai qualche dubbio o qualche curiosità, inseriscila pure nei commenti sotto questo video e sarò ben lieto di darti una mano. Se invece hai bisogno di una sessione di assistenza personalizzata su aspetti contabili e fiscali della tua attività da media buyer, allora trovi il link nella descrizione sotto questo video per poterla prenotare. Con oggi è veramente tutto, ti do appuntamento al prossimo video dedicato ai media buyer. Ciao, alla prossima!